Oh, finalmente ci siamo. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È una piccolissima anteprima, un video un po' atipico, ma vi spiego perché. Io ho loro, ne ho tre esemplari tra le mani da circa un mese. Abbiamo realizzato un grosso progetto documentaristico con loro. Vi posso fare solo questa rapidissima anteprima ad oggi, l'hanno appena presentato, perché di fatto ancora io in un mese e mezzo non ho scattato una singola foto con lui. Quindi per ora questo posso fare, l'ho provato l'interfaccia a casa, ho fatto qualche scatto qui, ma non ho fatto shooting perché è stato un mese tanto impegnativo, lato documentario, produzione, preproduzione, post-produzione. Però vi voglio mostrare al volo, intanto il colore bianco e il colore nero. Lui ha ancora la pecetta col C perché era la camera C sul set. Questo ad esempio è il cage che abbiamo usato per girare. Vi parlerò anche di questo cage in particolare perché è una figata pazzesca, è un brand nuovo che ho trovato e ve ne parlerò. Ma faccio una cosa che non faccio con nessuno smartphone, ma c'è una ragione. Ho provato già diversi top di gamma di quest'anno e non ho mai sottolineato questioni estetiche e fisiche, perché grosso modo sono abbastanza identici ai modelli dell'anno scorso. Ragazzi, quando mi sono arrivati loro mi sembravano finti. Ho pensato fossero dei prototipi, perché sono riusciti a fare questo piccolo miracolo, da vedere poi se avrà risvolti sulla batteria, ma il telefono rispetto al 13 Pro, al 13 Ultra, scusate, è molto molto più fine, più leggero. Lo schermo è quasi piatto, cioè ha delle sfondature su tutti gli angoli, ma rispetto a quello del 13 Ultra risulta essere praticamente quasi flat. E tutto ciò contribuisce ad avere un telefono che è incredibilmente più leggero. Certo, è sbilanciato sul blocco camere perché è lo stesso, se non più spesso, dell'anno scorso, ma per il resto è molto più leggero, non c'è più quello scalino che andava a creare uno spessore in più qui. È poco più corto, poco più sottile, e tanto basta per restituire un feeling che vi assicuro che rispetto a quello del 13 Ultra è totalmente diverso. Allo stesso tempo però non ha quell'effetto iper leggero assente che odio, specialmente su un mezzo con cui voglio andare a scattare e girare video. Quindi è bello presente, bello premium, ma è tra tutti i top e super top di gamma presenti sul mercato, escludendo l'iPhone 15 non Max, è il più fine, maneggevole, leggero, e considerando che è un 14 Ultra, quindi con determinate prestazioni sul blocco camere, questa roba è molto molto interessante. Confermati i tre sensori secondari identici, cosa che mi piace tantissimo per questioni di continuità. Sicuramente c'è stato un affinamento sui vetri, sulle lenti, ce lo racconta già il fatto che i due teleobiettivi sono macro rispetto a ciò che avevamo l'anno scorso. Anche la 5x è macro, non solo la 3x, quindi sono curioso di vedere le lenti come sono cambiate. Quello abbiamo visto in questi ultimi video specialmente che fa la differenza. L'unica cosa nuova che troviamo è, tra virgolette, unica, il sensore da un pollice rinnovato, il LIT 900, e soprattutto il diaframma variabile che ora vi faccio vedere. Diaframma variabile che c'era anche sullo scorso modello, ma a sto giro la differenza è che ha tutti gli step intermedi di apertura e chiusura, quindi possiamo andare veramente a lavorare di fino col diaframma. Come vi ho spiegato in tanti video, e vi rispiegherò poi quando uscirà il video vero e proprio su di lui, il diaframma ha dei vantaggi non solo per la gestione dell'esposizione, ma per anche almeno un altro paio di motivi molto importanti. Quindi ottima questa cosa da parte di Xiaomi, e ottimo che ci puntino parecchio. Detto ciò, vi faccio vedere rapidamente l'interfaccia, poi ci sarà la prova completa. Ripeto, sempre doppio tasto volume o doppio tasto accensione per accedere alla fotocamera in maniera rapidissima. Mi piace il fatto che si mantengono i parametri, ragazzi, quindi mentre quasi tutti i telefoni vanno a resettarsi sulla camera principale o in modalità foto eccetera, qui se sto scattando in Pro col teleobiettivo ho impostato dei parametri eccetera eccetera, quando vado poi a spegnere lo schermo passate il tempo, tutto il tempo che volete in realtà, poi ecco arriva l'attimo che devo rubare, doppio clic tasto volume e mi ritrovo esattamente sulle stesse impostazioni, quindi ho sempre in tasca tra virgolette l'ottica che decido di utilizzare in quella sessione o in quel momento della mia sessione. Questo è importantissimo. L'interfaccia è sempre quella che ormai conosciamo, secondo me una delle migliori, forse la migliore su Android, anzi decisamente la migliore su Android per la modalità Pro. Swipe down per avere un po' di funzioni rapide, profilo Leica, possibilità di avere una copia in JPEG, anzi questo purtroppo è obbligatorio, sarebbe carino che ci permettessero anche di disattivarlo perché può essere che non mi serva, ma cosa importante, applicandoci dei filtri Leica che ho in visualizzazione,
abbiamo visto essere filtri molto interessanti e funzionali. In molte situazioni, anche se sto scattando così, può essere comodo avere un JPEG con un profilo colore già interessante, pronto all'uso magari per qualsiasi cosa. Rimane RAW e Ultra RAW, si può scattare a 50 megapixel RAW sul sensore principale e basta, in JPEG sui secondari. Una delle grosse novità insieme al diaframma differente rispetto all'anno scorso è che l'Ultra RAW quest'anno mi permette di impostare i parametri. Questo apre, diciamo, un sacco di possibilità di cui vi parlerò nell'esperienziale, quindi non sono più vincolato a un full auto, ma posso andare a regolare tempi, ISO e diaframma, come meglio credo, anche scattando in Ultra RAW. Riguardo alle impostazioni generiche rimane tutto abbastanza identico, non ho granché da segnalarvi se non carina la possibilità di ampliare la profondità di campo. Immagino che faccia più scatti con punti di fuoco differenti quando vado a scattare in macro con i teleobiettivi. Può essere utile per lo scatto macro non avere una profondità di campo ridottissima, come effettivamente a livello fisico abbiamo su questi sensori e queste ottiche. Non approfondisco qui la parte video, ci ho lavorato un mese e mezzo su una produzione abbastanza grossa, quindi faremo chiaramente uno o più video dedicati. Sarà uno dei pochi smartphone di cui parlerò molto anche della parte video. C'è sempre, come abbiamo visto ormai su molti, molti altri smartphone, lui è stato il primo a introdurre questa cosa con la serie 13, la possibilità dello scatto rapido, ovvero la possibilità che lui da schermo spento, doppio clic, e ci vada direttamente a scattare una foto. Purtroppo però in questo caso non rimane in modalità pro, ma passa in questa modalità appunto scatto rapido, che sì è molto ben fatta, molto intuitiva, diciamo ricalca alcune cose legate all'approccio con la fotocamera, ma non ci fa scattare in RAW, quindi è una modalità che, anche perché la modalità pro è fatta molto molto bene, io personalmente vado ad ignorare. Ragazzi, scusate, devo fare questa piccola aggiunta al video. Un'altra cosa molto interessante che hanno introdotto è la possibilità di avere dei preset sui parametri di scatto. Quindi io posso andare, ad esempio, a decidere di impostare la camera in questo modo. Blocco i tempi a un parametro che mi sta bene per la mia sessione di scatto. Decido di lavorare con gli ISO in automatico. Decido di applicare un filtro Leica alla copia in JPEG. Dopodiché clicco su questo pulsantino a fianco al tasto dell'otturatore e posso andare ad aggiungere il mio stile, confermare, dargli un nome, in questo caso l'ho chiamato Street, e con un semplice clic ritrovarmi sempre i parametri. Carino per situazioni di scatto particolari in cui vogliamo raggiungere, diciamo, le impostazioni di scatto in maniera rapida. Attenzione, l'unica controindicazione che ho trovato finora è che quando vado a selezionarlo riparte sempre dal JPEG, quindi bisogna sempre ricordarsi di poi attivare il formato in cui effettivamente vogliamo scattare, però mi sembra una trovata che in alcune situazioni può essere comoda. Questa era una piccolissima anteprima, ci vediamo al prossimo video che sarà imminente, fra pochissimi giorni, arriveranno anche i vari confronti, tranquilli, e che dire, grazie per essere stati con me e alla prossima.